La Juventus conserva intatte le speranze di poter accedere alla seconda fase della Champions League. Martedì sera allo Juventus Stadium i ragazzi guidati da Massimiliano Allegri hanno vinto in rimonta contro i greci dell'Olympiakos per 3-2. Vantaggio bianconero nel primo tempo con Pirlo direttamente su punizione al 21esimo minuto. 3 minuti dopo, 24esimo, il momentaneo pareggio greco con Botia e poi il sorpasso con Dinga. Nella ripresa la formazione bianconera si riscatta, prima con il 2-2 grazie a un autogol del portiere su una deviazione di testa di Llorente e poi con il gol di Pogba. Nelle finali la Juventus potrebbe raggiungere il 4-2, ma il rigore calciato da Vidal va a finire fuori. Mercoledì, seconda serata di Champions League, con la Roma in trasferta a Monaco, nella gara di ritorno contro il Bayern. I giallorossi cercano il riscatto dopo il KO dell'Olimpico per 7-1 ed anche della sconfitta in campionato ad opera del Napoli. Rudy Garcia sa che si è ad un bivio importante della stagione giallorossa e sprona i suoi a giocare alla pari con i tedeschi. Avvio alle 20:45 con direzione arbitrale al turco Kakir. Giovedì comincia la fase di ritorno dei gironi di Europa League, in cui sono impegnate quattro formazioni italiane. Si parte alle 19 con gli impegni esterni di Inter e Torino. I nerazzurri sono ospiti dei francesi del Saint-Étienne, andata 0-0 a San Siro, e cercano di riscattare la prestazione di campionato sconcertante di Parma. I Granata, in Finlandia dall'Ekkä-JK a Helsinki, vogliono consolidare il 2-0 dell'andata a Torino. Alle 21:05 impegni casalinghi per Fiorentina e Napoli. I Viola, già vincenti all'andata per 3-0 contro il VAOK Salonicco, cercano il consolidamento e la condizione necessaria per approdare alla seconda fase. Il Napoli, dopo il successo sulla Roma, vuole riscattare lo 0-2 di Berna contro un Young Boys, determinato al colpo grosso nella tana del San Paolo.